sei beccato il rossetto mio. Vuoi un bacio anche tu? Bacia tutte, lui bacia tutte, è fatto così. Ciao, buongiorno. Noi abbiamo già dato. Buongiorno, caro. Ciao. Mara. Dimmi, amore. No, oggi realizzo un sogno. Qual è? Vicino alle due donne che amo di più. Ma lo dice a tutti. Sì, no, l'ho visto io. E ho anche una proposta. Ho visto con i miei occhi. A parte quando vede una bionda non ci capisce più niente. Lo dice a tutti, lo so. Ci prova con tutte. Me andiamo a vivere insieme? Ti piacerebbe? Sì. Io sono molto ingombrante. Tu... Ma io sono, cioè, la mania del controllo, sono compulsiva, metto a posto, metto a posto, metto a posto. Io pure, faccio altro che pulire, 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 non pulire. Non conviene allora. Allora devo fare una cosa, una piccola cerimonia, sì. Mara, scusami. Da dove arrivi? Da Bari. Arriviamo da Bari. Devo ufficialmente consegnare alla Neo attrice. Ma che davvero, me lo dai in me quello? Un ciak. No. Del film Scordato. No. Per Giorgia. Ma è un regalo pazzesco. La meravigliosa. Cioè, ma non... mi devi baciare però. Un'altra volta. Grazie. Tu non Giorgia, sai quanto io amo questi oggetti. Giorgia è la protagonista femminile dell'ultimo film. Aspetta, ci sono degli attori in questo film eccezionali, ci sono tanti, posso esatto. dire, tanti protagonisti. Di tu, Gio. Uno più bravo dell'altro, allora c'è ovviamente il maestro che è regista, attore, il Rocco. Regista e protagonista, no? Tu. Che ha creato un gruppo di lavoro, c'è cioè Simone Corbisiero, Angela Curri, aiutami, su, fa qualcosa Rocco. Pure te, fa tutto Corbisiero, io. Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Aragone, Manuela Rotun, eccetera, eccetera. Rocco, Ravel. Mara, mi sono scordato gli occhiali chiari nel camerino. Ma non ci vedi senza occhiali? No, perché ho gli occhiali chiari in camerino. Ma andiamoli a prendere, su. Vedi questi da sole. Sto con questi che mi danno anche più carisma. Sì, diciamo. Un po' più artista così, sì, più affascinante. Scusa, come l'hai convinta, Rocco? Ma, Gio. Allora, in realtà è arrivato in un momento proprio in cui magari qualche tempo fa non ce l'avrei fatta. Oh, avevo più coraggio. Mi ha come fai a dirgli di no? Il suo fascino, e guarda capisci? Come te guarda. Ma guardato così ho detto, vabbè, no, 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 vabbè lo faccio. Tipo così è andato. No, cioè, no mi ha fatto bene. Leggere intanto questo testo e già la storia letta era bellissima. Cioè si capiva che veniva fuori... Scordato. 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 Che significa? Perché il personaggio, diciamo, che il punto di vista, il personaggio principale, interpretato da Rocco Papaleo, è un accordatore di pianoforti, scordato, nel senso che lui accorda i pianoforti, ma non è in armonia con il contesto. Probabilmente perché non ha incontrato Mara Venier nella sua vita. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Pubblicità. No, posso parlare? Amore, no, dobbiamo andare in pubblicità. Cioè, uno non può. Sempre, mi tarpate le ali. E mi innamoro di domenica, innamorato ancora. E mi innamoro di domenica. E allora? E quindi? Che volevi dire? A parte corteggiare Mara in un modo veramente spudorato. Beh, spudorato. Spudorato. Autentico. E spudorato. Io direi autentico, Gio. Perché spudorato è una cosa che sembra freni, invece con molta delicatezza. È un corteggiamento di un uomo. Se c'è una cosa che Rocco è autentico. Sempre. Ma pure troppo, guarda. Senti, ma ieri sera dove eravate, ragazzi? Ieri sera eravamo a Bari. A Bari, vero? E io c'ero, in qualche maniera c'ero. Vediamo l'immagine. Vediamo. No? Bari? Bari. Ma perché hai voluto proprio Giorgia in questa parte, Rocco? Perché? Ma che te l'ha fatto fare? Ho scelto Giorgia perché ho intravisto in lei, questo da sempre, una capacità, una comunicativa, una oltre alla sua enorme... Perché è buona, dillo, dai, su, e basta con sti giri di parole, perché dai. Perché sì. Devo fare veramente grandissimi complimenti. Bravo Rocco e tutto lo staff del film. C'è l'intimismo ma c'è anche divertimento. Mi è piaciuto. Ha parlato molto di se stesso, della parte sua interiore. Bravo, piaciuto molto. Il film è stato bellissimo, solo Rocco Papaleo poteva realizzare una cosa del genere perché non è semplice.
si ritrova il Rocco Papaleo, diciamo, un po' comico. Bellissimo, anche Giorgia soprattutto fa un pezzo fantastico con gli Stormy Weather, quindi andatelo a vedere, soprattutto al cinema. Beh, ma questo è uno spot pazzesco, perché solo a sentire i commenti delle persone, del pubblico che c'era ieri sera, ti invita davvero andarlo a vedere. Sei contento? Ha fatto veramente un bel film, un film completo, perché c'è la sua parte ironica, ti fa sorridere, ti fa anche ridere, ma ti fa commuovere, ti emoziona. C'è un pezzo della storia italiana attraverso la storia di questo personaggio, della sua famiglia, e c'è anche uno sguardo alla crescita delle persone, di come uno può nella vita cambiare anche quando pensa che non sia più possibile. Come ho detto, bene? Sei soddisfatto? Sai, non sai, Mara, la grande sorpresa che rappresenta Giorgia, perché non solo è stata impeccabile, ha recitato benissimo, perché non si trattava di essere se stessa, doveva interpretare un personaggio, perché fare se stessi in qualche maniera, insomma, uno se la può cavare. Invece lei era credibile, musicale, come solo lei sa essere col suo grande talento, e ha fatto un personaggio che era un po' la musa di questo povero uomo. Ho studiato con lui, però abbiamo studiato per mesi, non è che poi siamo arrivati. Non facciamo tutta questa cosa così, sempre ogni volta, Gio. Ma è vero! Che dai i meriti, dai, vediamo, a me. Vediamo la clip. Vediamo la clip. Si accomodi. Avrei una richiesta che può sembrare stravagante, ma non lo è. Ha delle foto a figura intera, in mutande, in costume da bagno di quando era giovane? Ma qui a casa non credo. Perché mi piacerebbe poter confrontare le posture. Forse al paese. Non può andarle a prendere, me le porta. Andare fino al paese. E che paese è? Lauria, lo conosce? Lauria, che sarà da qua? Un'ora e mezzo di macchina? Ma non guido. Ma prenda un treno. Non c'è la stazione. Devo andare a Maratea, prendere una macchina a noleggio. È complicato. Ma è proprio necessario vedere questa foto. Ma brava, brava davvero. No, è incredibile, Mara, perché uno ovviamente pensi, chiami una grande talento, una grande artista, viene lì, fa se stessa, canta un paio di canzoni e la portiamo a casa il film. Invece lei no. Intanto canta mezza canzone, non è proprio la canzone il suo pezzo forte. E tu canti nel film, Rocco? Io no. 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 Però alla fine del film, però canto qua, alla fine del film c'è una canzone che cantiamo insieme, dove Rocco rappa. Che bello, non l'avete io, ancora? Yo, what up, bro? Abbiamo scritto una canzone insieme. Sì. E questo è anche un altro. Ma non la sappiamo neanche, le possiamo far ascoltare, non la sappiamo manco noi. No. La canzone del film, Rocco? No, non possiamo, no. Perché non possiamo? Perché ci vorrebbe una chitarra, una prova, qualcosa. Domenica prossima riveniamo. Okay. Sì, va bene. Certo. Okay. Preparati. Tornate, perché il film esce il 13. 13 aprile. 13 aprile, tra due settimane. A voglia, torniamo allora tutte le settimane. E allora dovete tornare per forza, ragazzi. Però nel frattempo mi fai quella che ti piace tanto canzone, a me. Dai. Grazie. Qual è quella va che bene, piace a te? Io sono andata a Padova a vedere un concerto suo qualche anno fa. Poi siamo andati a mangiare in un ristorante. Sì. Vabbè, poi basta, poi zitto, sta buono. Ti ricordi? Sì, ricordo. Vabbè, un po' di atmosfera. E Giorgia, dai, se ci vuoi. Vabbè, io sto qua. Stai c'ho qua il microfono, se mi viene ti se disturbo. Se ti viene, entra. Ti disturbo, però entra, prenditi Giorgia, la scena, il tuo momento. Va bene. Ma che fai, il pinguino? Ma insomma, manco che fai? No. No, fammi un attimo il pinguino. Mi sono però evoluto, Mara. Sì, no, dai, ti prego. Mi sono evoluto. Solo per te. Dai, fammi un attimo. Aspetta, lo facciamo insieme. Vieni, Giorgia. Ragazzi, tutti in piedi, non fate tutti i pinguini. No con le mani, pinguini. Senza mani, che non andate a mancare. Senza mani. Wow. Allora, come si fa? Così. Ok. Tu, 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 tu. Tutu, tutu, tutu. Adesso seduti, basta. Mi sono ora evoluto, mi ha detto. Mi saliamo un po' di tono e diciamo senza paura, va bene, confesso, io sono nato in Basilicata. Lo so. Sì, 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 la Basilicata esiste.
Esiste e ce ne sono almeno due, una geografica e una spirituale, il cui popolo è formato da tutti quelli che la abitano e da tutti quelli come me che per un motivo o per un altro sono dovuti andare via. E questo grande popolo lucano io voglio radunare, lo voglio chiamare per sostenere questo mio nuovo film con Giorgia, scordato nei cinema dal 13 aprile, ancora una volta girato in Basilicata, che lo impreziosisce con la bellezza dei suoi luoghi, con la sua luce e con il suo sound. Se Cristo si è fermato a deboli, a colpa di cui, certo non è da nostra, noi la volimmo bene. L'avemmo preparato una festa grande, grande, vari living angionet che pare capodanno, ma Cristo non è venuto, n'ha visto avvisato, già moro meso brutto, a roba sei e teta, ma pur senza protezione, da fena n'amo detto, e dalle, 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 n'amo cacciato che ebo, ba, ba, basulcata, ba, ba, basulcata, tu che ne sai, l'hai vista mai, basulcata, insomma mai, ba, ba, basulcata, ba, ba, basulcata, tu che ne sai, l'hai vista mai, basulcata, insomma mai. O Pepa sendere sete, e n'ha telefonato, ha detto di ste cuite, n'ha verità aiutato, e noi per ste cuite, per n'aiutare resiste, senza era dice niente, n'amo fatto buddiste, va, va, ma solo che da, va, va, ma solo che da, tu che ne sai, la vista mai. Dal 13 aprile in alcuni cinema, scordato con Giorgia! Ma siete fantastici! Vi voglio anche domenica prossima, eh! Anche domenica prossima dovete studiare bene la canzone del film. E domenica vieni qui, Rocco, vicino a me, che leggiamo, perché sei anche in tournée, no amore? Sì, però sì. Questo non mi interessa ora, mi interessa solo stare vicino a te, Mara. Ma non ti interessa che lancio le date? Non vedi niente, vero? No, vedo, vedo, dai. Vedi lì, le date 30 del tour. Marzo, 2 aprile Bolzano, 4, 5 aprile Trento, 6 aprile Padova, ti ricordi a Padova? Mi ricordo, sì. Torna a Padova con me, Mara, torna a Padova. Ok, torno. 11 aprile Trieste, 13 aprile Piacenza, 20 aprile Pietrasanta, provincia di Lucca, e tante altre, no, un'altra, Forlì, solo un'altra. Ma domenica prossima? Siamo qui. A domenica in, a ripresentare Scordato, che esce il 13 aprile. Sì. Grazie a Giorgia e grazie a Rocco. Grazie mille. Non parto via. Oh, aspetto, non sto scherzando. Questo bacia, bacia. Di là, Rocco! Mamma mia. Grazie, Rocco, Mara, grazie a te. Voglio vivere saluta qui! Papà, Grazie. Voglio vivere qui! Stai qua, fai mi incateno tu. Qui! Sì. Di là, di là! Di là! A Giorgia di là! E io di qua! Grazie.